Se il comune si dà una mossa e risolve il problema, bene, altrimenti quei soldi lì li metteremo da qualche altra parte. Al centro dell'attenzione l'eterna questione paratie. Il cantiere resta fermo mentre l'anticorruzione settimana scorsa ha avanzato al comune di Como nuove richieste di chiarimenti alle quali rispondere entro 10 giorni. Domande che riguardano l'eventuale incompatibilità tra la direzione dei lavori e l'attività svolta da parte dell'ingegner Pietro Gilardoni nel periodo precedente il suo incarico pubblico quando esercitava come libero professionista e le modalità esecutive della vasca già realizzata. Una questione spinosa dunque, della quale ha parlato anche il governatore lombardo Roberto Maroni oggi a Como in Camera di Commercio per partecipare al tavolo per la competitività e lo sviluppo della provincia di Como. Responsabilità mi sembra del comune, così dice l'ANAC, contesta il ruolo del direttore dei lavori e vediamo se entro fine anno si risolve la questione. Spero di sì, però non dipende da noi, dipende dal comune. Inevitabile un riferimento alla tangenziale di Como, da ieri a pagamento per tutti, seppur con le agevolazioni per chi aderisce al sistema contotarga di Pedemontana, alla luce dell'emendamento alla legge di stabilità che la Lega Nord ha presentato. Sì, abbiamo presentato un emendamento che è stato dichiarato ammissibile, che prevede la presa in carico del governo, da parte del governo dei costi delle due tangenziali, quindi se l'emendamento passa, sarà votato nei prossimi giorni, le tangenziali diventeranno gratuite. Se non passa, rimarranno a pagamento perché il governo ha deciso così. Più sibillina invece la risposta del governatore sulla questione del secondo lotto, dopo il voto di settimana scorsa del Consiglio regionale lombardo che impegna la Giunta a reinserire il completamento della tangenziale di Como nel piano territoriale regionale. Si farà tutto. In che modo? In che tempo? Si farà tutto.